Costa Rica 7, Uruguay 6, Italia 3, Inghilterra 1. Questo è al termine delle tre partite del girone mondiale, è il risultato che in pochi, devo dire, si aspettavano. Ci ritroviamo qui il giorno dopo una sconfitta bruciante, pesantissima. Non avevo intenzione di fare questo video proprio oggi, anzi, proprio no, volevo fare passare un po' di tempo, volevo sbollire un attimo la rabbia. Però dopo ho pensato che era giusto parlare finché si è caldi, finché si hanno ancora tante cose da dire. Mi ritrovo qui oggi con la tristezza in corpo perché, come potete vedere dai miei video precedenti, io ci credevo davvero tanto in questo mondiale per l'Italia. E niente, andiamo a casa dopo aver vinto una sola partita. Tra l'altro, l'unica partita vinta nelle ultime sette partite del mondiale, in cui contiamo una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. I pareggi sono le prime due partite del girone dell'anno scorso, e la finale con la Francia, la vittoria quella con l'Inghilterra. Le sconfitte sono quella che ci ha mandato a casa l'anno scorso, quella col Costa Rica e quella di ieri. E andiamo a casa permettendo all'Uruguay di passare il turno. E io, da quanto visto ieri e da quanto visto con l'Inghilterra, l'Uruguay non è una squadra forte. Non dico che lo fosse l'Italia, perché non è vero, ma l'Uruguay era al nostro livello. Passavamo noi o passavano loro, cambiava davvero pochissimo. Abbiamo preso un gol da palla inattiva in 10 uomini. Quando sei in 10, l'unica cosa che devi marcare sono quelle, calci da fermo, calcio d'angolo, Godin ci fa gol di testa, girato di spalle. L'uomo che hanno forse più pericoloso sui calci d'angolo, come ha dimostrato in tutto l'anno, tra Liga, tra Champions e tutto, è l'uomo dei gol decisivi, c'è poco da fare. Andiamo comunque a casa e Prandelli e Abete alla fine della partita hanno deciso che il loro ciclo della nazionale finisce qui. Ma andiamo a casa non solo per demeriti nostri. Non dico che ieri l'Italia abbia fatto una bella partita, perché sfido chiunque, anche il più patriottico e il più difensivista della propria squadra, a dire il contrario, perché non abbiamo mai tirato in porta. La partita di ieri era chiaramente improntata sullo 0-0, linea 5, perché non prendiamoci in giro, non si giocava a 3. I nostri esterni erano Darmian e De Sciglio, che sono due terzini. L'intento di Prandelli era chiaramente pareggiare per 0-0, consapevole del fatto che siamo sterili là davanti. Né Balotelli né Immobile hanno potuto fare niente. Due prestazioni minuscole di entrambi gli attaccanti. A fine primo tempo Prandelli è costretto a togliere Balotelli per paura dell'espulsione, dice lui. E inserisce Parolo, spostando Marchisio dietro l'unica punta Immobile. Chiaro segno anche questo del quasi dell'arrendersi italiano allo 0-0 a cercare il pareggio. E sembra quasi anche riuscirci. Poi la gara, il lavoro che fai per prepararti a queste partite cambia in pochissimo tempo, ti cambia tutto un girone mondiale, ti cambia tutta una nazione, l'entusiasmo di una nazione. Finisce 0-0, siamo tutti qua a dire: bravo Prandelli, passate in un girone difficile. Ha buttato fuori l'Uruguay, ha buttato fuori l'Inghilterra. Bravo Prandelli, se finisce 0-0. Perché non finisce 0-0 questa partita? Perché Marchisio viene espulso per una rabona a centrocampo che massimo che puoi dare è giallo se sei proprio un arbitro fiscale e con un metro di giudizio cattivo, ma un rosso così va bene. 11 contro 10. Suarez morde ancora per la terza volta che fa questo gesto questo giocatore. Un suo avversario, Chiellini, si toglie la maglia, mostra i denti ad arbitro e guardaline e non fanno niente. Magari poteva questo signor Moreno non averlo visto in diretta, ma nel mentre che il giocatore ti arriva lì con il morso sulla spalla, che cosa fai? Pensi che si sia inventato tutto,
che si sia morso da solo, si sia fatto mordere da un compagno di spogliatoi per fare questa farsa. No, no, io non ci sto. Io non ci sto perché ieri Prandelli ci ha messo del suo come col Costa Rica, perché mettere Cassano falso 9 per Immobile, bisogna vedere se Immobile stava male, cosa avesse, non ne ho idea, davvero non lo so. Però Cassano, ancora, andiamo avanti con Cassano. Cassano in due partite del mondiale che, vabbè, non ha fatto 90 minuti, sommandole tutte e due, ma si vede che non è un giocatore di pallone che può giocare a questi livelli. Magari è arrivato al mondiale troppo vecchio, perché è il suo primo mondiale, lui è dell'82, è arrivato a giocare il primo del 2014 e quindi non era più un ragazzetto, un ragazzino. Però non si può Cassano, non si può. Il rammarico cresce ancora, Prandelli era stato coraggioso a scegliere di proteggere Giuseppe Rossi da eventuali infortuni ricaduti e lasciarlo a casa, ma ovviamente quando ti trovi in queste situazioni la prima cosa che fa qualsiasi tifoso e qualsiasi CT a quanto pare, perché tutti i tifosi sono CT, è quello di andare a vedere chi non c'era, chi poteva esserci, chi poteva fare la differenza, e facciamo il gioco dei se, il gioco dei ma, il gioco dei però, se, forse, boh. Dai ragazzi, è andata così, è finita. È finito il nostro sogno, è finito quanto tutti speravano, anche se qualcuno magari lo camuffava, voleva fare il fenomeno, voleva fare il figo, dire sì, meglio che l'Italia esca, dai, avanti. Dimenticando che comunque tutte le volte che vai e passi il girone, sei pericoloso, sei una mina vagante per chiunque. Qualsiasi squadra non sarebbe contenta di dover affrontare l'Italia. E poi io voglio fare un plauso al Costa Rica, perché davvero bravi loro. 9 punti a disposizione, loro ne hanno fatti 7. Hanno preso gol solamente da Cavani sul rigore. E basta? E basta. Un gol subito. Fatti 3, 4. Fatti 4. Ah, bravi, cioè, davvero bravi loro. Cosa devo dirvi? Non era la squadra triste che tutti si aspettavano. Molto meglio dell'Inghilterra che a tanti faceva paura. Molto meglio dell'Uruguay che passa il girone al posto nostro, che comunque ha dimostrato di essere una squadra pari, identica all'Italia. E io adesso spero che l'Uruguay possa perdere malamente la prossima partita. Io spero che a Suarez vengano dati non so quante giornate di stop. Questo è un giocatore che va fermato il prima possibile, è uno che ha dei seri problemi mentali, fortissimo, un calciatore fortissimo, lo consideravo un fenomeno, però poi un fenomeno deve avere anche qualche altra qualità, anche magari umana. Maldini era un fenomeno, Zidane era un fenomeno, Zanetti era un fenomeno, Del Piero era un fenomeno, Ronaldo era un fenomeno, Ronaldo e Messi sono fenomeni, Ronaldinho lo è stato. Questo è pazzo, questo ha dei problemi seri. E adesso mi aspetto davvero una stangata, perché sennò è una farsa. Un'altra farsa come è stato ieri, con un arbitro che guarda caso come 12 anni fa si chiamava Moreno.